Essere o non essere, questo è il problema. Che sia più nobile l'animo sopportare i sassi e i dardi di un'iniqua fortuna, o prender l'armi contro un mare di triboli e combattendo disperderli. Boh, ora mi giro di là. Morire, dormire, nulla più. Nulla più, vuoto cazzo. Devo prendere tempo. Nulla più. E con un sonno dirci che poniamo fine al cordoglio e alle infinite miserie, naturale retaggio della carne, e soluzione da cogliere a mani giunte. Che culo me lo sono ricordato, che culo. Diremo che questo è uno spettacolo mistico, nel senso che è un misto di misto di misto di misto di... Buonasera e bentrovati, sono il narratore. Il mio corpo è gentilmente offerto dall'attore, che per ora non può parlare. Neanche io se è per quello, ma i miei pensieri si sentono. Che cosa fantastica! Ho il compito di guidarvi in questo viaggio all'interno delle sinapsi di un attore che per tutta la vita ha avuto a che fare con il teatro. Il teatro è un teatro, va bene? Non è un'arancia o un bignè. No, non lo è! No! No! Avete presente quelli che entrano in teatro e dicono: che bello questo teatro, è proprio una bomboniera. Col cazzo! Non è una bomboniera, è un teatro. Quando i matrimoni regaleranno i teatri agli invitati, allora quel giorno potrete dire: questo teatro è una bomboniera. È già stato tutto visto in TV. E il punto da raggiungere è quello. Se vai a fondo allo schermo televisivo, i pixel si fanno sempre più grossi, e si perde il fuoco. Ecco, per la nostra generazione, diciamo che andare a fondo alle cose è come sfumarne i contorni. Quindi qualsiasi cosa la si fa il più possibile in maniera superficiale. Ma cazzo, la sto buttando sul sociologico depressivo, devo assolutamente risollevare la situazione con un colpo di genio. Fanculo a tutti! Buongiorno. Buongiorno, sono qui per il provino. Prego, si sieda. Grazie, preferisco stare in piedi. Perché? Non lo so. Benissimo. Vado? Il copione? A memoria. Tutto? Ovvio. Sicuro? Sì. Bravo. Grazie. Prego. Vado? Vada. Mi dà del lei? Vedo del lei. Perché questa distanza? Perché è lavoro. Quindi mi paga? Certamente. E quanto? Quanto vorrebbe? La paga giusta. Vedo del tu. Quindi vado? Vada. Vado. Dove va? Via. Perché? Non mi paga. Ma le do del tu. Mi hai detto vada. Mi hai detto. Insomma, basta. Basta, lo dico io. Avanti un altro. Ti ammazzo. Ok, proceda. Papà! Bravissimo. Già finito? Sì. Mi ha preso? No. Basta saperlo. Arrivederci. Arrivederci. Non so se avete sentito che nel porno c'è una nuova moda di sbiancamento anale. Non lo sapete? No. Ma ve lo dico io. Questo sbiancamento anale è in perfetto stile Tintoretto. Perché dipinge in diversi Modigliani. Interrompete la sigla. Credevo di essere stato chiaro nella richiesta di evitare l'ironia e il turpiloquio. L'amore non è ironico e non usa il cazzo come rafforzativo. Dai, offri ai gentili astanti l'immagine stessa dell'amore puro d'altri tempi. Amor! Amor rende aboli non sol nel ricam dei diagoli. Amor rende abili non sol nel ricam dei dialoghi. Financo dei fazzoletti. Vogliateli accogliere, prendetelo, è vostro. Ma io non capisco cosa volete dire. Isabella, voi siete... canta qualcosa. Più intenso senza audio. Tenero poeta. Allora, mami, t'amo. Mama, l'amo. E tu, mami? Oh, io temo. Temi. Temo, ma t'amo. Ma se mami perché temi, anch'io t'amo. O temo il tuo t'amo, sia passeggero, sia come il profumo del timo. Verba volant, Flavio, perciò temo. Sì, ma scripta manent, Isabella, io non temo. E se vorrai dei miei tamo, riempirò un tomo.
problema! No, ma è difficile dirlo a te come si intitola il nuovo spettacolo, perché vedi, cioè, tu mi chiami prima degli spettacoli mi dici cacca perché merda il tifo. Il nuovo spettacolo si intitola attore. Non solo, d'attore.